Aveva 39 anni, sposata e mamma di una bambina. Si chiamava Concetta Legname, vittima di uno spaventoso e tragico incendio, le cui cause sono ancora da accertare, che questa mattina, poco prima delle 9, ha devastato l'abitazione in cui risiedeva, in via Novara, nel quartiere Baracche a Gela. La donna è rimasta intrappolata dentro le quattro mura di casa sua, al quarto piano, mentre il fuoco distruggeva tutto. Ha chiesto aiuto, i vicini si sono adoperati con ogni mezzo, chi ha chiamato i pompieri, chi la polizia, chi i carabinieri. Alcuni hanno tentato di entrare in casa per salvarla, tra loro anche un agente di polizia, ma non c'è stato nulla da fare. Concetta Legname è rimasta bruciata viva. L'intero edificio è stato sgomberato, evacuate le famiglie che ci abitano. Testimoni oculari raccontano che la scala utilizzata dai pompieri per accedere all'appartamento divorato dalle fiamme si sia inceppata mentre la donna chiedeva disperatamente aiuto. Concetta Legname era da sola a casa, il marito era andato via da poco. Sul posto il funzionario di polizia, Laura Romano. L'intervento è stato tempestivo, purché vada precisato, le fiamme erano già alte all'arrivo dei vigili del fuoco e al nostro arrivo che è stato contemporaneo, contestuale. Gli operatori della volante sono intervenuti sin da subito accedendo all'abitazione sino al quarto piano, salvo poi constatare che le fiamme erano veramente altissime e quindi risultava indispensabile un intervento dei vigili del fuoco. Di altro adesso non sappiamo, non mi sento di rilasciare dichiarazioni circa le cause dell'incendio o la dinamica che ha determinato eventuali danni o vittime, perché a quanto pare al momento c'è una vittima al quarto piano. Il dato tragico è proprio questo, che una donna è rimasta assa viva. Sì. E adesso come si interverrà per mettere in... Adesso si interverrà con lo spegnimento totale delle fiamme, la messa in sicurezza dell'edificio. Abbiamo fatto evacuare tutto l'edificio, abbiamo fatto evacuare la zona, perché come vedete c'è un crollo al momento di calcinacci e pezzi di legno, e poi interverremo per appurare le cause dell'incendio e quindi della morte della signora. Anche un agente di polizia è rimasto ferito. Essendo le fiamme altissime, un operatore delle volanti stava per essere attinto dalle fiamme, per fortuna ha avuto i riflessi pronti e ha indietreggiato prima di essere attinto. Non si è capito però per quale motivo sono esplose le fiamme. No, no.